Relax, reti, materassi, letti, poltrone e divani. Saldi dal 20 al 50% per rinnovo collezioni. Ci trovate a Campiglione di Fermo, Porto San Giorgio, Civitanova Marche e Castel di Lama. Cordiale saluto a tutti da Adolfo Leoni e iniziamo con il giornale flash di FM TV di Marca. Nuovo ospedale di Fermo e questa è la notizia di apertura perché è stata costituita la commissione di controllo e di verifica. Presidente è stato nominato Giambattista Catalini, che tra l'altro è medico e chirurgo. Suo vice sarà Daniele Iacobini. Fanno parte della commissione Cristiana Falzolger, Pasquale Zaccheo, Mirko Temperini, Massimo Tramannoni, Pierluigi Malvatani, Giulia Torresi, Massimo Rossi, Francesco Bargoni e Gianluca Tulli. Tra la popolazione però iniziano le domande. Ci si chiede se i 70 milioni previsti per il nuovo ospedale di Fermo saranno sufficienti e soprattutto se questo impegno non possa pregiudicare l'andamento attuale dell'ospedale Murri. Massimo Bianconi, abbiamo cambiato notizia, ex direttore generale di Banca Marche, comparirà davanti al GUP del Tribunale di Ancona il 1 marzo. La Procura di Ancona ne ha infatti chiesto il rinvio a giudizio insieme all'imprenditore Vittorio Casale e a Davide De Gennaro, presidente di Interporto Puglia, indagati per corruzione tra privati. Dopo la prostituzione, Porto Sant'Elpidio torna al centro dell'attenzione per un crescendo di spiacevoli avvenimenti malavitosi verificatosi proprio in questi giorni. Rapine, incendi ad auto ed ora anche furti di automobile come accaduto nella notte tra martedì e mercoledì scorso. Due auto di media cilindrata appartenenti tra l'altro alla stessa famiglia sono state rubate in via dei Cedri, indagini in corso da parte dei carabinieri. Presi invece a Sant'Elpidio a Mare i vandali che hanno manipolato gli estintori della scuola Bacci. Le telecamere sono state essenziali. Presi 4 ragazzi, un maggiorenne e 3 minorenni. 3 sono di Sant'Elpidio a Mare ed uno è di Monte Urano. Dopo il Cardinal Menichelli, anche il Vescovo di Ascoli Piceno, Monsignor D'Ercole, si schiera a favore del Family Day. Appoggio questa manifestazione, ha detto ieri il Presule, e credo che sia un contributo indispensabile al dialogo necessario in democrazia tra varie componenti della società. Restiamo in argomento. Il Chesterton Gala 2016, previsto a San Benedetto del Tronto per il 30 gennaio, è stato rinviato al 13 febbraio, in quanto la scuola e le famiglie vicine al movimento dei Tipi Loschi, presenti anche nel Fermano, parteciperanno alla manifestazione del 30 gennaio a Roma contro il disegno di legge Cirinnà. Gli organizzatori hanno così commentato: la nostra scuola parteciperà perché insegniamo esattamente il contrario ai nostri ragazzi e vogliamo dare il nostro piccolo contributo a questa lotta contro ciò che riteniamo naturalmente e umanamente ingiusto. Cambiamo argomento. A proposito dei comportamenti romani, un internauta fa notare questa mattina che se nel 2016 a Roma coprono le nudità delle statue dei musei capitolini, negli anni 50 a Monte Giorgio venne decapitato il membro della statua del seminatore, scultura di Gaetano Orsolini, posizionata a fianco dello scalone dell'ex municipio. Registriamo e proponiamo. Importante riconoscimento per la città di Fermo, il progetto Il Museo di Tutti e per Tutti, sviluppo del sistema museale marchigiano che dallo scorso mese di luglio consente alla Sala del Mappamondo, al Palazzo dei Priori, di essere fruibile per la prima volta dal 1688 da coloro che sono affetti da disabilità motorie e sensoriali, ha vinto e con encomio il Premio Nazionale Persona e Comunità. Il premio valorizza i migliori progetti finalizzati allo sviluppo, al benessere e alla cura della persona nella sezione cultura, socialità e tempo libero e verrà consegnato il prossimo 26 febbraio nel corso di una cerimonia pubblica al Palazzo della Regione Piemonte a Torino.
Gettare le basi per future collaborazioni e relazioni culturali, turistiche ed economiche. Con questo obiettivo il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro ed il primo cittadino di Prenias in Albania, Miranda Rira, si sono incontrati nei giorni scorsi in municipio. Il sindaco Rira ha anche auspicato di poter prendere ad esempio alcune buone prassi del modello di governo della città di Fermo per la propria comunità. Primo appuntamento oggi, sempre a Fermo, dei Giovedì dell'Arte, organizzati dal Liceo Artistico di Fermo e Porto San Giorgio, a cura di Nunzio Giustozzi, Daniela Simoni e Sabrina Vallesi. Il ciclo di lezioni si ispira quest'anno al recente lavoro di Elena Del Drago, C'eravamo tanto amati, Le coppie dell'arte nel Novecento, edito da Elekta. Il volume e le lezioni ripercorreranno la storia artistica del Novecento attraverso il racconto biografico delle coppie che l'hanno segnata, incontri fatali, muse, modelle, amanti, mogli o assistenti. Pronta un'altra esibizione dei giovani del musical Hercules, firmato Manu Latini. Si terrà al Teatro delle Api il 13 febbraio prossimo e concludiamo. Un'informazione per i giovani musicisti del nostro territorio. Il Ministero dell'Interno ha aperto un bando per lavorare come orchestrali nella banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. I posti disponibili sono in tutto 30, mentre 24 sono le tipologie di posti messe a concorso. Qui concludiamo il nostro notiziario e passiamo ora all'editoriale. Statue del Campidoglio, chi le copre e chi le distruggerebbe, che figuraccia. Non vorrei che alla fine ci andasse di mezzo il portiere, non quello dell'Inter di ieri sera, quello del Campidoglio invece. Perbacco, non ha visto arrivare il camion, non ha visto scaricare il materiale, non ha visto gli operai spingere i carrelli, non ha visto dei pannelli mobili sfilare per i corridoi? Sì, ha visto tutto questo, quindi merita il licenziamento. Alla fine potrebbe andare a finire in questa maniera un po' tragica e molto comica. Le statue del Campidoglio nella capitale d'Italia, nella città amata da tutto il mondo, sono state coperte, velate, facendo ridere tutto il mondo. La spiegazione che ci si è dati è questa: il presidente dell'Iran poteva non gradire quella vista di nudità, per cui è occorso rimediare con pannelli che ne celassero proprio la vista. Un nome ieri pomeriggio in effetti è uscito, è quello di Ilva Sapora, responsabile dell'ufficio cerimoniale di Palazzo Chigi, ma dall'ufficio cerimoniale nessun commento. Vedrete come lo scaricabarile inizierà a funzionare. Lo ha già messo in moto lo stesso ministro dei beni culturali. Franceschini non ne sapeva nulla, ha detto, altrimenti che? Un passaggio dell'intervista ci ha lasciati molto perplessi. Dice Franceschini, tornando ad alzare la voce come quando voleva spazio politico, che si potevano usare altri sistemi per non suscitare l'imbarazzo degli ospitati. A quale altro sistema allude Franceschini? Condurre forse Rohani in altri luoghi meno storici? Ospitarlo in qualche struttura moderna di cemento armato dove pittura e scultura contemporanea non si capisce bene cosa siano? Una domanda la poniamo noi alla classe dirigente e quella burocratica: perché avere paura della nostra storia, della nostra arte, della nostra letteratura? Dice bene Emma Bonino, il dialogo tra diverse culture, se uno oscura la sua, che dialogo è? Appunto. La Persia ha sviluppato una cultura molto molto sofisticata e quando andremo in Iran e nei paesi vicini ci piacerà conoscerla più a fondo. Se invece dobbiamo cancellare o occultare le nostre tracce, potremo anche, alla fine, pur di ottenere qualche contratto commerciale milionario, il pecunia non olet dell'altro giorno, potremmo bruciare i quadri del Caravaggio, distruggere la Pietà del Bernini e le diverse Afrodite scolpite nel tempo. Insomma, come l'ISIS a Palmira o i talebani con i Buddha afghani. Due le conclusioni: così facendo abbiamo offeso lo stesso popolo iraniano, ricco di cultura e di storia, e abbiamo mostrato tutta la nostra pavidità, se non addirittura odio per quello che siamo e siamo stati. Ma la colpa di chi è? Del portiere, sicuramente.
you like it? Oh yeah. Do you like it? Mondo, 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 whack, mondo, mondo.